Carissimi amici dei pesci, buonasera. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa per il ritardo, ma ho dovuto sistemare delle situazioni anche mie. E infatti questa settimana ci sono, non ci sono, no, la settimana anche quella scorsa ci sono, non ci sono, vabbè, tutti quanti abbiamo un qualcosa da dover sistemare e poi la prossima si inizierà a lavorare un po' per tutti quanti. Tardo perché adesso vi sto facendo il vostro oroscopo settimanale e ve lo pubblicherò subito, quindi domani mattina potete già insomma leggerlo, anzi ascoltarlo, non leggerlo. Vabbè, se ci sono attive la trascrizione, insomma potete anche leggerlo senza problemi. Allora, detto questo oroscopo settimanale sarà breve, così come ho fatto per gli altri segni zodiacali. Ci concentriamo su un qualcosa di interessante, su cosa dovete prestare maggiore attenzione questa settimana. Ok? Non so perché, mi ha dato spunto una ragazza che ha avuto una grandissima problematica e ho detto no, questa volta faccio un qualcosa di diverso. Detto questo, è inutile che sto lì a spiegarvi informazioni, iscrivetevi al canale, consulti e quant'altro, quindi trovate tutto scritto. Andiamo a vedere quindi nella settimana dal 15 al 21 agosto per voi del segno dei pesci, su cosa dovete prestare maggiore attenzione, su cosa dovete stare attenti da focalizzarvi e non farvi perdere nulla. Allora, il segno dei pesci nella settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022, su cosa deve prestare attenzione maggiormente? Lo chiediamo a tre carte andando a fare i nostri chiarimenti. Due di denari rovesciato. 10 di spade rovesciato e 6 di spade. A fondo mazzo abbiamo un 3 di coppe. Dovete prestare attenzione, in un certo qual modo, a un inganno da parte di un'energia maschile, a un qualcuno che in questa settimana potrebbe comunque sia ferirvi o a un qualcuno che invece potrebbe chiedervi qualcosa, si può trattare eventualmente di pagamenti o vi può chiedere soldi o qualcuno che vi ha chiesto soldi che ve li deve invece restituire, e c'è un inganno per questo, ok? Magari vi andrete anche a ferire, però in un certo qual modo fin là poi alla fin fine. Perché comunque la situazione si blocca, ripeto, fin là, nel senso c'è la problematica fin là, ma voi sarete molto tranquilli, sarete sereni, arriverete dove volete arrivare, ok? Sarete molto schietti nel dire le cose in faccia, continuerete a mantenere il vostro equilibrio, la vostra stabilità, proprio senza problemi. Allora, vediamo, andiamo a fondo alle carte, andiamo a vedere questo 2 di denari rovesciato per il segno dei pesci, cosa vuole comunicare di più nella settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022. Qualche ostacolo proprio a livello economico, certo, o nel pagare eventualmente qualcosa. Infatti, c'è qualche ostacolo, qualcuno che vi va a creare proprio un ostacolo a livello, qua si parla a livello economico, si parla. Cercate di pensare a voi stessi e cercate di uscire da situazioni comunque sia stagnanti, perché vi vedo un po' deboli in questa settimana. Qualcuno
Quindi su chi dovete prestare attenzione o sulla situazione che dovete prestare attenzione. Cercate di focalizzarvi sui pagamenti, cercate di non sperperare troppo, di prestare veramente attenzione a determinate cose. Vediamo questo 10 di spade rovesciato, cosa vuole comunicarvi. A voi dei pesci nella settimana dal 15 al 21 agosto 2022. Voi, donna innamorata, armoniosa, socievole, equilibrata, qualcuno potrebbe darvi appunto una notizia che non vi piacerà, una notizia che vi porta comunque in un certo qual modo dispiacere per quanto voi siete state amorevole. Ma perché? Perché sotto comunque c'è un inganno, ci sono delle novità, ci sono proprio delle novità perché sotto c'è un inganno, c'è una bugia. Non un qualcuno che vi inganna, vi tradisce, c'è proprio una bugia che vi viene comunque sia detta, dove questa bugia comunque vi ferisce, ma voi poi siete pronte comunque all'attacco. Dovete risolvere questa situazione che, ripeto, potrebbe riguardare proprio la sfera materiale, la sfera economica. Vediamo questo 6 di spade cosa vuole comunicare al segno dei pesci nella settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022. Vediamo un po'. 5 di bastoni rovesciato. 5 di bastoni rovesciato è proprio un inganno, è 8 di denari rovesciato. È proprio un inganno che voi avete, riceverete da qualcuno, ripeto, da un'energia maschile, probabilmente se voi siete donne oppure viceversa. Questo inganno vi ferirà e avrete tanta, ma tanta, ma tanta rabbia, ok? Tanta rabbia. Vi potreste sentire comunque insomma, deve essere, ripeto, perché qui vedendo le carte, deve essere proprio qualcosa a livello di soldi. Qui vedo anche delle comunicazioni, andiamo a vedere queste comunicazioni, 5 di denari rovesciato e 5 di bastoni rovesciato, che genere di comunicazioni deve avere il segno dei pesci nella settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022, che genere di comunicazioni avrà in questa settimana il segno dei pesci? È come se qualcuno vi dice una bugia, degli ostacoli, delle notizie che non vi piaceranno e dovete concentrarvi su voi stessi, sul vostro futuro, perché c'è qualcuno che vi blocca una determinata situazione che potrebbe essere lavorativa, che potrebbe essere a livello proprio di comunicazioni, di notizie, magari qualcuno vi comunica un qualcosa. Che non vi piacerà oppure che vi porterà, cioè per voi sarà una sorpresa, sarà un qualcosa come per dire no, non ci credo, è impossibile. E invece no, è proprio questo. Vediamo, vi creerà, ecco, vi sorprenderà questa cosa, questa comunicazione che vi verrà detta. Vediamo invece che genere di novità voi del segno dei pesci potreste ricevere nella settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022. Dieci di coppe rovesciato, quattro di spade. 9 di denari rovesciato, 10 di denari rovesciato. Se parliamo di situazioni a livello sentimentale, l'energia maschile si sente bloccata perché ha ricevuto delle notizie che gli hanno portato un dispiacere, che potrebbe essere un licenziamento, potrebbe essere un qualcosa che ha deciso di chiudere, di terminare.
per poter proiettarsi verso un qualcosa di nuovo, eventualmente anche una nuova conoscenza, ok? Un qualcosa di nuovo anche a livello lavorativo che li porta comunque abbondanza, successo ed è un qualcosa che può sorprenderlo. Se si tratta a livello, ripeto, sentimentale, come dicevo anche, se si tratta della coppia, come dicevo anche a livello lavorativo, potrebbe anche riguardare il lavoro su un qualcosa che va a chiudersi, un qualcosa di nuovo che deve iniziare. Un'energia comunque maschile che si sente debole, si sente bloccata, ma potrebbe essere, ripeto, un blocco anche a livello economico. Se stiamo parlando invece proprio di coppia, all'interno della coppia ci possono essere delle problematiche a livello economico, ok? Perché qui mira tantissimo sulla sfera materiale, quindi ci possono essere delle problematiche a livello economico dove purtroppo una determinata situazione blocca. Vi ha bloccati in questa settimana e voi dovete prestare tanto attenzione a questo. Potrebbe essere perché state spendendo troppo, potrebbe essere perché magari la vacanza è quella che è, come invece potrebbe essere un qualcosa che riguardando la sfera lavorativa va chiaramente a incidere anche nella coppia. Oppure potrebbe essere che stavate aspettando una risposta da qualcuno che vi ha detto state tranquilli, non vi preoccupate, e la comunicazione sarà una comunicazione comunque negativa, come vi ho detto, dove questa promessa fatta, ok, non viene più mantenuta e quindi c'è l'inganno e di conseguenza le carte mi dicono dovete pensare e concentrare i vostri sforzi sul vostro futuro, su quello che dovrete andare a fare per dover risolvere questa determinata problematica. Spero di essere stata chiara. Io vi ringrazio, carissimi amici dei pesci. Adesso ricominceremo, come vi ho detto, nel migliore dei modi. Io sono qua piena di queste farfalline, vabbè, che si appiccicano ovunque. Ci sentiamo presto, ci sentiamo e scusatemi ancora per il ritardo. Se vi piace questo video, lasciate un like, un commento. Fatemi comunque sapere su cosa avete prestato attenzione a questa settimana e che cosa chiaramente è successo. Ok, grazie a voi, un bacio e buona serata.